Buonasera a tutti da 100 dal Palarco. Si è appena finita la prima partita di questa serie contro la Baltur, punteggio molto severo per Montecatini, forse troppo, 92 a 63, una partita che i padroni di casa hanno cominciato bene, ma anche l'inizio Montecatini non è stato affatto male, poi è sopraggiunto una serie di fattori, coach prima tra tutti l'infortunio a Marco Petrucci che ha privato la squadra di una pedina importante, e poi è chiaro che quando la Baltur è entrata in fiducia è diventato tutto più difficile. Sì, hai detto molto bene. Noi purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a Marco, che per noi è una pedina non importante, ma direi fondamentale nelle nostre rotazioni, anche perché è il giocatore più utilizzato in tutta la stagione. Ha giocato soltanto 7 minuti, comunque anche quando è uscito, diciamo i primi due quarti siamo riusciti comunque a opporre resistenza a 100, poi dopo ci siamo scottati, sinceramente ci siamo scottati contro una squadra forte, una squadra esperta e una squadra che sa giocare, è abituata a giocare questi tipi di partite, però la cosa che ho detto adesso in spogliatoio ai ragazzi è che non voglio vedere facce tristi. Noi ci siamo guadagnati questa opportunità. Quando siamo partiti a agosto eravamo 64 squadre in tutta la Serie B. Adesso siamo rimaste nelle magnifiche 16 e questa posizione ce la siamo guadagnata con il sudore, con il sacrificio. Adesso dobbiamo goderci ogni istante di questa semifinale, indipendentemente da quello che dice il risultato. Dobbiamo lottare dal primo all'ultimo minuto per goderci questa semifinale, per continuare a sognare, perché ci siamo guadagnati tutto questo. Quindi no facce tristi, no sguardo basso, ma sguardo alto. Usciamo dal palazzetto con lo sguardo alto, il petto gonfio, perché martedì c'è un'altra partita, saremo anche senza Marco, quindi le nostre già corte rotazioni saranno ancora più corte, ma veniamo qua per combattere. Sì, anche perché abbiamo sempre detto che perdere di 1 di 30 queste partite conta veramente il giusto. A un certo punto nel secondo tempo la partita è rimasta, diciamo, sui binari costruiti nel primo tempo, dato che sinceramente io non mi aspettavo, ma probabilmente le Tessie, è stato il dominio a rimbalzo di 100, ma un'energia molto molto diversa rispetto ai nostri lunghi. Sì, no, non solo dei nostri lunghi, a rimbalzo hanno dominato tutti. Io avevamo preparato la partita, diciamo, dove tutti dovevamo darci una mano a rimbalzo, anche solo per toccarla, per indirizzarla, per spazzarla via, e questo non è stato. Cento è stata brava a dominare a rimbalzo, quindi oltre alle loro già note qualità hanno avuto degli extra possessi. Come detto, ci siamo scottati, adesso sappiamo che cosa dobbiamo fare meglio, siamo già a gara 2. Siamo già a gara 2, che ricordo si giocherà martedì sempre qui al Palarcos alle 21. Non perdiamo la fiducia, non perdiamo la speranza, sarà un'altra partita dove dovremo sicuramente approcciare in modo diverso. La mancanza di Petrucci si farà sentire, come si è fatta sentire anche le condizioni non ottime di Beini, che ricordiamo sceso in campo con la febbre. Ma venerdì chiamo l'appello a tutto il popolo rossoblu, perché venerdì la serie sbarcherà a Montecatini alle 21, che saremo 2-0, saremo 1-1, non conta, ma se loro vogliono andare in semifinale dovranno prima vincere al Palaterme, e non sarà facile per nessuno. Grazie ancora coach per la disponibilità e grazie a voi per l'ascolto. Ci rivediamo martedì sempre qui da Palarcos per gara 2.